Buongiorno ragazze, bentornate sul mio canale. Nel video di oggi vorrei mostrarvi qualche nail art natalizie che ho fatto nei giorni scorsi. Ormai il Natale è alle porte, quindi si avvicina. Volevo mostrarvi qualche piccolo decoro semplicissimo da fare, ma secondo me ha anche un po' il suo effetto. Allora, oggi vi mostrerò magari questa con lo sfondo rosso. Questa con lo sfondo rosa, proprio dei piccolissimi decori. Vi mostro anche quelle che ho fatto con l'effetto opaco, l'effetto zucchero e il brillantinato. Veramente velocissimi da fare, però hanno il suo effetto. Allora, per portare avanti chiaramente il lavoro e far sì che il video non diventi troppo lungo e pesante, io ho già preparato le mie due tip. Che cosa ho utilizzato? Allora, per queste due ho utilizzato l'SP14 di Passione Unghie, che è il colore Virgi, l'SP148, che è il colore sempre di Passione Unghie, Classic Red. Vi ricordo che sono smalti semipermanenti, e poi ho sigillato con Ultra Gloss, che è senza dispersione. Quindi io ho utilizzato questi due. Adesso, per fare chiaramente le nail art, che cosa mi serve? Userò il pennello super fine di Passione Unghie, userò il dotter che mi servirà per fare poi i decori e userò il fast F01 Pure White, sempre di Passione Unghie. Allora, andiamo ad aprirlo. Io prendo la spatolina e chiaramente mischio un pochettino. Ho comprato questo su Wish. Devo dire, ragazze, che è utilissimo perché è in silicone. Io qui faccio la miscela dei colori, li mischio, metto. In un attimo vengono assolutamente puliti perché lo lavo sotto l'acqua corrente con acqua e sapone, quindi funziona benissimo. Non spreco fogli, carta e nient'altro in giro, quindi devo dire che è molto utile ad un prezzo veramente minimo. Allora, procediamo magari iniziando a fare la nail art rossa. Allora, per far sì che il video venga in modo ottimale e riusciamo a vedere meglio, io metto un poggiamano. Questo poggiamano, ragazze, è utilissimo. Io l'ho acquistato su AliExpress. Per lavorare le mani dei clienti sono belle alte. Sotto posso inserire la mia lampada e quindi è molto maneggevole. Penso che così si debba vedere bene quello che andrò a fare. Allora, iniziamo a prendere quello che è il dotter. Io magari metto il disegno qui sotto, almeno posso vedere quello che viene fatto e non perdo di vista il disegno. Allora, iniziamo ad inserire e a fare un piccolo pallino con il dotter. Perfetto. Prendiamo il pennello e allunghiamo facendo delle righe, una bella riga che va verso l'alto, lunga. Prelevo il colore direttamente dal dotter, dal pallino del dotter. Se poi necessito altro colore, chiaramente io posso andare ad aggiungerlo. Faccio la stessa cosa cercando di stare veramente molto dritta verso il basso. Ricordatevi che noi abbiamo sigillato, quindi se succede qualsiasi cosa noi possiamo sempre con un pad tirare via il lavoro e ripetere l'operazione. Quindi questa è la comodità proprio per evitare che magari avete fatto il lavoro con la cliente e poi vi ritrovate a dover rifare tutto. Invece voi fate la vostra stesura dello smalto, sigillate e potete tranquillamente lavorare. Ok, perfetto. Adesso procediamo con i laterali, che li faremo sicuramente meno lunghi. Anche qui vado a riprendere la parte che magari è già inserita con il dotter. Ok.
Perfetto, magari qui sono stata un po' più lunga, quindi mi devo allungare un pochettino anche più di